Ciao a tutti, visto che mi è stato chiesto perché si vede storto. Storto. Dicevo, visto che mi è stato chiesto da una ragazza che porta i capelli corti, mi ha chiesto di farle vedere come mi faccio io la mia pettinatura col ciuffo tutto alto. E stamattina dovevo lavarmi i capelli perché erano improponibili e ho deciso di farvi vedere come mi asciugo i capelli e anche i prodotti che uso per fare lo styling, anche se sicuramente li conoscete perché ve li ho già fatti vedere. Allora, ok, li ho lavati solo con lo shampoo. Io sto usando quello di Herbal Essence, quello nude, quindi zero schifezze in teoria. E dopo averli tamponati con l'asciugamano, vado ad applicare un po' di olio straordinario di L'Oreal. Il Viv, questo qui è un portento, è un prodotto veramente molto molto buono. Per i miei capelli ne basta tanto così. Lo vado a spalmare sulle mani e poi lo applico su tutti i capelli e inizio a metterli in posa. Quindi tiro su quelli in alto. Così, e sistemo tutti i laterali come poi mi piacerebbe averli anche da asciugati, ma quello è un altro discorso. Ok, e poi vado ad applicare anche questa mousse texturizzante della Creativa della linea Erilia Therapy. Questa ne basta poca, l'ho shakerata prima e ne metto tanto così, quindi schiaccio una volta e la applico principalmente sul ciuffo. Questa qui è una mousse che dà volume. Adesso i miei capelli sono anche cresciuti un bel po', quindi sì, l'effetto è un po' diverso e fanno anche un po' più fatica a stare su rispetto a quando li ho tagliati all'inizio, però ci riesco ancora, quindi finché reggono li pettino così, prossimamente li andrò a sistemare. Il prossimo step è l'asciugatura. Io li asciugo sempre. Ho fatto solo una piccola parentesi quest'estate di non asciugatura, ma perché c'erano 800.000 gradi e proprio non ce la facevo. Ma se non fa caldo, 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 io li asciugo sempre perché così stanno meglio in posa e non c'è l'effetto di alcuni capelli. Insomma, preferisco asciugarli sempre. Quindi questo è il mio Fonzie e li vado ad asciugare.
volta asciugati, questo è il risultato, più o meno. E per pettinarli a me piace usare non gel o altro, mi piace usare sempre la pasta o la cera. E quindi adesso ho preso questa di Noah, che è anche un brand padovano, ho scoperto, e io l'ho sempre visto soprattutto da Tigotà e mi ha sempre incuriosito un sacco. Non costa pochissimo, però insomma è abbastanza abbordabile, diciamo. E questa pasta è la Hair 5.6 ed è fatta con, è una pasta a legno di cedro effetto opaco per capelli corti, quindi è indicata per i capelli corti, ma ovviamente se voi volete, avete i capelli lunghi e che ne so, volete fissare qualcosa, potete usarla. Non mi dispiace, ecco. Poi è bello l'effetto opaco, secondo me, quando non rimane il bianco. Ne prendo un po', tanto così, e inizio ad applicarla. Preferisco questo genere di prodotto perché comunque poi non si secca addosso, quindi non fa l'effetto biscottato, come lo chiamo io, biscotto. E soprattutto poi si può sempre rimodellare il capello, la pettinatura, insomma, è meglio del gel a mio avviso. Ecco. Bon. Quando sono contenta di come sono sistemati, una bella botta di lacca, perché la lacca, Dio benedica chi l'ha inventata, e io sto usando questa cosa bellissima qui di Adorn, Supreme Hair, lacca volumizzante, volume alle stelle, e anche questa qui è made in Italy, non lo sapevo, non l'avrei mai detto, e invece sì, bellissimo pack, bellissimo, tutti i prodotti loro sono bellissimi, e anche gli altri, cioè... io mi sarei presa anche il prodotto per i ricci, da quanto è bello il pack, però non è il caso, insomma. E anche questo costa un po' di più rispetto alle altre, però... E anche questo l'ho trovato da Tigotà. Ok, shakerò bene e vado. E voilà, questo è il tutto, questo è il risultato. E, sì, ormai i capelli sono lunghi, quindi non vedo l'ora di andarli a tagliare, ma è giusto anche farvi vedere la pettinatura con i capelli un po' più lunghi, un po' più difficili da far stare, perché quando sono corti poi stanno... da loro, nel senso che quando c'è il taglio non serve fare chissà che. E niente, spero vi sia piaciuto anche se non avete i capelli lunghi, scusatemi la faccia senza trucco, scusatemi la miriade di capelli bianchi, ma sapete che io piuttosto che farmi la tinta non ce la faccio, è proprio una cosa che non riesco ancora a fare e mi dispiace un sacco doverla fare fra poco, perché mi piace tantissimo il colore dei miei capelli, però come vedete ormai sto diventando vecchia. E niente, non continuo più, vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!